Pace, fratelli e sorelle, Dio vi benedica in questa sera. Non vedevo l'ora di fare la riflessione, questi videomessaggi, queste riflessioni che ci edificano, edificano prima me, che le faccio per la gloria di Dio, per il popolo di Dio, per la Chiesa, per i miei fratelli, le mie sorelle, anche per le persone che ancora conoscono il Signore. Questi videomessaggio non vedevo l'ora di fare questo videomessaggio, perché quando parliamo di Gesù, cari fratelli e sorelle, è sempre una gioia nel nostro cuore. Deve essere una gioia nel nostro cuore, perché noi siamo innamorati di Gesù. Gloria a Dio. Ora ti faccio una domanda. Può sembrarti strano, oppure dire: ma come, fratello Raffaele? Ma che dici? Io sono convertito, secondo te non sarei innamorato di Gesù? Gloria a Dio, all'improvviso ora mi sto scendendo questa cosa, non l'avevo preparata, ma è lo Spirito Santo che ci apre la bocca per farci dire le cose. Fratello, sorella, tu sei innamorato di Gesù? Gloria a Dio. Punto interrogativo. Sei innamorato di Gesù? Tu ora stai pensando: ma che cosa dice, fratello? Come, io sono convertito da 10 anni, da 30 anni, da 5 anni, e tu mi vieni a dire se sono innamorato di Gesù? Purtroppo, cari fratelli e sorelle, mi dispiace dirlo a malincuore, ci sono fratelli, ci sono sorelle, non lo dico per giudicare, che non sono innamorati di Gesù. Non vi scandalizzate. Non sono innamorati di Gesù. Innamorarsi di Gesù, essere innamorato di Gesù, come fa un canto: innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù. Alleluia. Molti lo cantano questo cantico, che dice: nel mio cuore io ci ho scritto Gesù Cristo di Nazareth. Gloria a Dio per questo canto meraviglioso. Molti oggi cantano questo cantico: innamorato di Gesù, innamorato di Gesù. Ma lo cantano solo a parole, solo con la lingua, solo con la bocca. Cari fratelli e sorelle, questa è la triste realtà. Essere innamorato di Gesù e mostrare, mettere in atto, mostrare con i fatti, perché ecco, se tu sei innamorato di tua moglie, oppure se io sono innamorato di mia moglie, io devo dimostrare l'amore, non solo a parole, a chiacchiere, che se le porta il vento, come si dice nel mondo. Io devo dimostrare se veramente amo mia moglie. E tu, fratello e sorella, tu devi dimostrare con le opere, con i fatti, che tu ami veramente Gesù. Infatti, questa breve riflessione parla proprio delle fede, la fede e le opere. Nelle lettere di Giacomo, che tra poco leggeremo, la fede e le opere, perché, cari fratelli e sorelle, se tu hai fede, ma non hai le opere, non serve a nulla, dice la Bibbia. Oppure, se tu fai le opere di bene, come fanno molti nel mondo, dico: vabbè, ma io faccio del bene, faccio le opere, ma poi non hanno la fede, non giova a nulla. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna avere le opere e la fede. E allora, se tu dici di essere innamorato di Gesù, devi dimostrarlo al Signore con le opere, con la fede, facendo la sua volontà, santificandoci, santificandoti nel Signore. Perché senza la santificazione nessuno vede il Signore. E mi dispiace dirlo oggi, molti a malincuore cantano quel cantico: innamorato di Gesù, innamora. Ma lo cantano solo con la bocca, lo cantano solo con la lingua. Alleluia. Ma non mettono in pratica la parola di Dio. Arma kimburi candele assuri baba. Non mettono in pratica la parola del Signore. Cari, questo vale prima per me. Io sono innamorato di Gesù. Io sono innamorato pazzo di Gesù. Gloria a Dio. E io, anzi,
io con Cristo che vive in me, perché il nostro io non ci deve essere, l'io deve andare da mezzo, perché c'è solo un io sono il Dio di Israele, Gesù. Ma gloria a Dio per la grazia di Dio che ho ricevuto dal Signore, che vado per le strade in ogni luogo a predicare il suo Vangelo. Vado perché Dio ha messo questo sentimento nel mio cuore di andare in ogni luogo, per le strade, per le piazze, per i mercati, ad annunciare il Vangelo. Perché? Perché lo faccio con amore, per la passione delle anime, perché sono innamorato di Gesù. Anche queste sono opere, con la fede, aiutare il prossimo, anche queste sono opere. Servire il Signore con la fede, perché che basta dire io sono innamorato di Gesù, poi ti fai il culto, te ne vai a casa, oppure ti leggi la Bibbia, oppure continui a peccare, e allora non sei innamorato di Gesù. Ecco perché ho fatto questa domanda. Tu sei innamorato di Gesù, fratello, sorella? Se siamo innamorati di Gesù, e ve lo dico con tutto il cuore, con amore, questo vale prima per me. Se siamo innamorati di Gesù, dobbiamo mettere in pratica con le opere e con la fede. Gloria a Dio, amiamo Gesù con i fatti. Ora mi sto ricordando un verso nella mente, nelle lettere di Giovanni, che dice: non amate a parole, ma amate con i fatti e verità. Con la verità di Dio e con i fatti dobbiamo amare il Signore e i fratelli e anche le sorelle, gloria a Dio. E infatti ora leggeremo nella parola di Dio, nelle sacre scritture, nella lettera di Giacomo. Giacomo qui era il fratello del Signore, il fratello in carne, il fratello del Signore, che poi, che lui, come ho sentito anche dire, Giacomo era il pastore, un pastore. Gloria a Dio, e infatti in queste lettere ci sono tanti insegnamenti per la nostra vita, anche se sono 5 capitoli solamente nella lettera di Giacomo, ma questi 5 capitoli sono molto importanti per il nostro cammino spirituale. Gloria a Dio, e infatti le lettere di Giacomo, la lettera di Giacomo parla proprio delle buone opere, che vanno accompagnate con la fede. Leggiamo insieme secondo capitolo, capitolo 2 della lettera di Giacomo, dal verso 14 leggeremo fino al verso 18, che dice così: alleluia. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede: se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Amen. Fine qui la parola del Signore. La Bibbia è chiara. La parola di Dio è molto chiara, limpida e perfetta, pura. E quando Dio parla, nessuno si può mettere contro la parola del Signore, nessuno può dibattere. Guai a noi se dibattiamo contro la parola di Dio, perché ciò che è scritto, nulla c'è da aggiungere, nulla c'è da togliere. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? È scritto al verso 14, cioè vale a dire: a che serve, come ho detto prima, a dire io credo in Gesù, io sono innamorato di Gesù, e poi non aiuti il fratello che è nel bisogno, non aiuti la sorella che è nel bisogno. Qui è scritto: se un fratello e una sorella non hanno vestiti, non hanno mangiare, tu devi fare l'opera, tu la devi aiutare. Alleluia! Non essere egoista, che pensi solo a te stesso.
o ai parenti, o ai tuoi familiari, o ai tuoi figli. Se sei innamorato veramente di Gesù, se hai la fede, devi fare anche le opere. Tu dirai: ma cosa dici? Chi te lo dice a te che non aiuto? Purtroppo oggi, molto giorno, è così, cari fratelli. Il 30%, il 70% voglio aggiungere, perché io spero nel mio cuore che veramente ci siano il 100% di fratelli e sorelle che fanno così. Ma so che nel mio cuore che non è così, non tutti sono così, non tutti fanno così e non voglio giudicare. Non so, queste cose mi stanno uscendo all'improvviso e Dio sa ogni cosa. Ma è per il vostro bene, per il mio bene, e questo vale anche per me. Se io sono innamorato di Gesù e predico il Vangelo, vedo il fratello mio, la mia sorella, che abbiamo il stesso sangue, abbiamo il sangue di Gesù, io devo aiutarla. Se sei in difficoltà economica, materiale, spirituale, devo chiamare il fratello, come sta? Queste anche le opere. E se tu lo stai facendo, gloria a Dio, Dio ti benedica nel nome di Gesù. Continua a farlo ancora di più. Questo vale prima per me. E allora, fratelli, gloria a Dio, la fede e le opere vanno insieme. Ascoltai una predicazione di un pastore che disse che una persona molto ricca, prima di morire, lui disse: io voglio vendere tutti i miei beni, voglio vendere tutte queste case dalle poveri. Così disse: io dopo posso andare con Gesù, col Signore, sto a posto. E diceva questo pastore, non era così, era errato ciò che diceva quell'uomo, perché quell'uomo rifiutò il Signore, non si volette mai convertire, però nel suo cuore lui credeva di fare quest'opera, però non aveva la fede, aveva solo l'opera. Disse: io voglio vendere queste case di proprietà, darle per le altre persone, venderle. Così faccio quest'opera, così me ne posso andare a paradiso. Ma questo è un inganno, perché ci vuole anche la fede, ci vuole anche il pentimento, ci vuole anche Gesù nel cuore, non solo l'opera. Ecco perché qui la Bibbia ci insegna che la fede e le opere vanno insieme, cari. La fede e le opere vanno insieme, come la parola di Dio, come la preghiera e la lettura vanno a braccetto, unite insieme, così la fede e le opere, lettura e preghiera. Perché tu non puoi solo leggere e non pregare, oppure pregare e non leggere la Bibbia. Devi fare tutte e due cose. E così la fede e le opere vanno insieme. Fare la fede, essere fedeli al Signore prima di tutto, gloria a Dio, e avere fede in Dio e anche fare le opere. Che Dio ci aiuti in questa prima parte di questa riflessione.